Ciao a tutti, vi aspettiamo sabato 1 agosto 2015 per la seconda edizione della Traversata al Lago di Enine, qui a Monasterolo del Castello, località Parco Biali. Dalle ore 12 fino a 30 minuti alla partenza della vostra gara, presso la segreteria potrete ritirare il vostro pacco gara. All'interno troverete la boa di sicurezza, il chip per il rilevamento cronometrico dalle gare alla caviglia e la cuffia ufficiale della manifestazione. Ricordatevi, il chip deve essere riconsegnato come la boa. Senza boa non riceverete il buono formagella e il buono sconto per la Porket Fest. Ore 16 parte la gara dalla distanza 5 km. Una gara dura, avventurosa e in pieno spirito acquelibere. Partite e costeggiate il lungo lago sulla vostra destra per 5 km. Incontrerete all'inizio la boa della gara di 1,5 km, ma non consideratela, lasciate alla sua sinistra e proseguite nella parte stretta del lago. Terminata la parte stretta del lago, sulla destra vedrete la vostra prima boa. Raggiungete quella boa e avrete completato il primo chilometro. La boa è da superare all'esterno e bisogna proseguire dritti verso la seconda boa. Il tratto è di circa 950 metri. Lungo questo tratto dovete puntare la chiesa di fronte a voi. Poco prima di raggiungere la seconda boa, sulla vostra destra troverete una spiaggetta ricca di bagnanti impegnatissimi a bersi la loro birra fresca. Non invidiateli, proseguite dritti, il vostro obiettivo è un altro. Se dopo la spiaggia vedete sulla destra una Madonna, non preoccupatevi, non siete troppo stanchi. Quella Madonnina c'è davvero. Superate la seconda boa, sempre all'esterno, e attraversate il lago verso l'altra sponda. È un tratto breve, circa 220 metri, ma vi basterà per rendervi conto quanta corrente contraria c'è sul tratto di ritorno. Superata la terza boa, sempre all'esterno, inizia il ritorno. Il primo tratto è durissimo, puntate dritti la casa di fronte a voi. Appena superate le siepi sulla vostra destra, in fondo a destra vedrete le altre boe. Non mollate, è un tratto di circa 1 km con corrente contro. Bisogna sapersi gestire bene per arrivare in fondo in piena forza. Incontrerete progressivamente le boe della distanza 3 km e 1,5 km. Non consideratele, proseguite lasciandole sempre a sinistra e puntate dritti fino alla vostra quarta boa. La quarta boa è da tenere sulla sinistra. Manca poco, circa 500 metri. Un tratto di 200 metri per passare dall'altra parte del lago e poi gli ultimi 330. Da lì fino all'arrivo. Attenti, gli ultimi 330 metri sono davvero duri.